Giovanni Vailati, Gli strumenti della ragione, edito dal Poligrafo nel 2003. Giovanni Vailati, ingegnere, matematico, filosofo, è nato a Crema nel 1863 ed è morto a Roma nel 1909. Non ha scritto libri, ma articoli e altri suoi interventi furono pubblicati dopo la sua morte. La sua opera ha richiesto tre volumi. Ancora nel 1987 sono stati aggiornati e ristampati dall'editore Forni. Insegnò dapprima all'università e poi in un liceo, pare per dedicarsi più attivamente alla sua ricerca fra matematica, filosofia, storia, linguistica, meccanica, fisica, psicologia, economia. Un autore sulla scia del Rinascimento, tra intersettorialità e internazionalità. Lettore di Aristotele, di Platone, di Euclide, di Eulero, di Peirce, di Poincaré, di Mach. Noi abbiamo consultato Gli strumenti della ragione, che è un titolo redazionale, quindi in altre edizioni si è chiamato Gli strumenti della conoscenza. Non è la stessa cosa, anche per Vailati non sarebbe stata la stessa cosa. Vailati che ha portato un grande interesse per quella che ha chiamato la questione di parole. Il libro, introdotto da Mario Quaranta, con un interessante testo sul programma di ricerca di Giovanni Vailati, comprende le tre prolusioni che tenne a un corso sulla storia della meccanica all'Università di Torino e una scelta di scritti di metodologia e di epistemologia e di scritti poi detti pragmatisti. Fu infatti tra i fondatori del pragmatismo italiano, non accettando l'approccio positivista e nemmeno quello marxista. Va menzionato che Karl Marx ha scritto anche sulla matematica. La vastità dei suoi interessi non gli ha permesso di avere un curriculum valido per ottenere una cattedra universitaria. E forse la sua formazione l'ha messo in condizioni di porre obiezioni ai suoi maestri, cosa invece che ha proprio fatto Charles Peirce, ed è stata la ragione della sua esclusione dall'università, ancor più del fatto che si sia risposato con una considerata non di difficili costumi. Giovanni Vailati si confronta con i testi degli antichi, non ritiene che il metodo scientifico abbia fatto tabula rasa della filosofia, anzi con lo stesso metodo d'indagine affronta altre scienze come la psicologia, la sociologia e la nascente linguistica. Afferma proprio che c'è una perfetta
identità di metodo e di procedimento tra le scienze forti, noi dovremmo dire dette forti, e quelle morali o umane, dette morali umane. Metodo che Giovanni Vailati trova nella sillogistica di Aristotele, vera e propria, citiamo, logica matematica, nel senso moderno della parola, differente dall'attuale solo in ciò che essa è meno completa, così scrive Vailati, e non accetta le estremizzazioni, i soliti partiti che, basandosi su una dicotomia, spronano il governo di una parte sull'altra, e così non sceglie tra il metodo sperimentale basato sull'induzione e il metodo deduttivo che parrebbe farne a meno, e precisa che lo statuto e la questione intellettuale che ciascuno di loro pone, e quindi non sceglie tra due, procede da due. Non deve scegliere quindi tra il mondo del metodo sperimentale e il mondo di carta, come ha distinto Galilei. Il pragmatismo per Vailati è proprio la via per definire in modo rigoroso i termini che si usa, mettendo in discussione le acquisizioni standard, e questo leggendo le fasi più importanti e caratteristiche dello sviluppo della scienza. Il confronto tra i testi, il mondo di carta e l'indagine linguistica vanno nella direzione di affinare gli strumenti della ragione, e quindi una certa ricerca intorno allo statuto della differenza e della varietà linguistiche, intellettuali, a confronto con l'opera di Peirce, che ha sfiorato una teoria della relazione. Eppur scienziato e filosofo, non teme di parlare di alimenti intellettuali. È un bel titolo per un libro. Tutt'oggi il metodo deduttivo è impiegato come metametodo dell'esperienza, mentre Vailati si accorge che si può porre in discussione la verità delle proposizioni, proposizioni che si sono prese come punto di partenza, ovvero il viaggio dalla partenza all'approdo non è circolare, il punto d'arrivo non ritorna al punto di partenza. Non è indagato il postulato di base del metodo scientifico e del positivismo, il fatto. Eppure tra le righe del suo testo c'è questa istanza, come c'è in Peirce, pur oscillando tra abduzione come ipotesi del nuovo e retroduzione come ipotesi circolare, non l'ipotesi di luce, ma l'ipotesi di buio. È Peirce che oscilla tra traduzione e tra
abduzione e retroduzione. E le stesse proposizioni delle premesse del sillogismo sono solo probabili e plausibili per Giovanni Vailatti. Anche Cartesio avverte che le proposizioni sono supposizioni, e non rinuncia però all'ipotesi dell'opera malefica del diavolo. Allora, la deduzione sarebbe una buona conduttrice dell'evidenza e della certezza? È ancora una anticipazione dell'esperienza? Occorre distinguere tra l'esperienza della parola e l'esperienza degli oggetti. Un conto è dire che in certe condizioni un oggetto va da A a B, e un altro conto, assurdo, impossibile, è quello di mettere l'uomo al posto della X, al posto della lettera algebrica, e quindi di fare l'algebra della vita, con quel che ne consegue di geometria, ovvero di esecuzione del protocollo algebrico. Ora, il discorso tecnoscientifico, economico, manageriale non fa altro che trattare l'uomo come un numero, senza inquietarsi, per analogia, con il marchio numerico degli ebrei, no? Nei campi di sterminio. Giovanni Vailatti è per noi da leggere tra le righe, per restituirne il suo testo, più che vanificare il suo discorso, ossia le presunzioni fantasmatiche. Si interessa alle questioni fittizie, ai paralogismi, alle illusioni verbali. Che cos'è il fittizio, il fattizio, il feticcio? È lo stesso etimo. È l'impalcatura per non leggere la realtà intellettuale. È così che l'analisi del fittizio dissolve il tentativo di soluzione, e la realtà intellettuale è innegabile, più che risulta innegabile, non deve risultare, lo è la realtà intellettuale innegabile, ed è la realtà dell'arte, dell'invenzione, è la realtà del fare. Questo approccio, che è stato quello di Giovanni Vailatti, è anche quello di Sigmund Freud. Dall'intersezione della meccanica con la psicologia e la linguistica, da parte di Vailatti, all'intersezione della neurologia con la psicologia e il Midrash, l'interpretazione ebraica dei testi sacri, il metodo delle associazioni libere di Freud è il figlio illegittimo del Midrash. Questa è la tesi di Gerard Haddad, tesi che condividiamo. E non è della psicologia associativa, tra l'altro letta da Vailatti. Spinto più in là questo approccio, può porsi la questione di vita e di morte, anche nel caso dello stesso ricercatore. A questo proposito possiamo interrogarci sul cancro come contrappasso in Freud
e in Lacan, come potremo interrogarci sulla sequela di fatti clinici che ha portato Giovanni Vailati alla morte a soli 46 anni. E questo non ha nulla a che vedere con la presunzione di rimettere il soggetto nel discorso scientifico, che per Lacan il lacanismo ne sarebbe privo. Non ha nemmeno a che fare con altri tentativi, come quello di Hermann, Imre Hermann, con la patografia. Nessun pathos scritturale e nessuna scrittura del pathos. Si tratta di un'analisi senza soggettivismo, come è stata anche la sua lettura della storia della meccanica. Giovanni Vailati coglie come il procedimento scientifico sia abbordato dal rischio di trasformarsi in procedimento giudiziario e penale, cosa che è capitata proprio a Galileo Galilei, e annota il tentativo di impiegare la filosofia come suprema corte di cassazione del campo intellettuale. È curioso come questa onda intellettuale sia giunta, 100 anni dopo, a porre come metapsicanalista, ossia giudice e governatore, una corte di cassazione a legiferare sulla psicanalisi, qualificandola, ossia squalificandola, come la più alta forma di psicoterapia. Eccellentissima questione fittizia, se la psicanalisi sia o non sia la più alta o la più bassa o una forma di psicoterapia, eccellentissima questione fittizia che è lungi dal dissiparsi e ritrovare quel che per falso nesso è la sua realtà intellettuale. Forse c'è voluto Vailati per accorgersi che la scolastica era improntata alle più grossolane analogie tra i fenomeni mentali e quelli del mondo fisico, e questo senza polemica. Infame infatti l'accusa di logomachia. Non è stata facile la battaglia di Giovanni Vailati per una scienza che investe ciascun dettaglio dell'esperienza e non per i compartimenti stagni disciplinari. Per lui c'era un vasto terreno aperto, il termine suo, la questione aperta, che non arriva a ordinare e a unificare. Per questo la classificazione delle scienze, alle quali ha dedicato più di una ricerca, rimane ideale. Dalla definizione per astrazione di Peano, ricordiamo che Vailati partecipò all'impresa scientifica del formulario matematico di Giuseppe Peano, ebbene dalla definizione per astrazione all'abduzione di Peirce, come potrebbe ancora reggere l'impianto gerarchico che richiede la questione chiusa, il circolo logico, l'adduzione dei dux,
che in latino era il primo capro, il caprone, il capro premiato. Solo procedendo dalla questione aperta, Vailati ha potuto accorgersi di quello che per altri è un paradosso insolubile, ossia che il termine fatto concreto è fra i più astratti.